come prima cosa vediamo appunto l'imponente fortificazione di Micene e la sua famosa Porta dei Leoni. Questa rappresentava l'ingresso principale, aperto a nord-ovest, ed è preceduto da una specie di corridoio formato dall'angolo delle mura e da un bastione aggettante di forma rettangolare. Il varco misura circa 3 metri per 3 e la muraglia di pietra è alta più di 7 metri. La porta è costituita da 4 massicci monoliti, cioè grossi blocchi di pietra di un solo pezzo, squadrati, che ricordano le manifestazioni megalitiche del periodo neolitico. Pensiamo a Stonehenge. Questo conferisce alla porta un aspetto rude e solenne. Il primo blocco è parzialmente interrato, perché funge da soglia. Poi ci sono i due blocchi laterali che formano gli stipiti e infine l'architrave, cioè questo blocco orizzontale che poggia sugli stipiti e chiude in alto la porta. In realtà, in questa struttura apparentemente primitiva, si nasconde la bravura, diciamo, l'ingegno degli architetti micenei, che hanno dovuto studiare un sistema di scarico delle spinte verticali. Cioè, questa struttura doveva sostenere un peso enorme e con il tempo avrebbe subito spinte tali da provocare la rottura dell'architrave, specialmente in caso di terremoti. La soluzione trovata dagli architetti perciò comprende l'architrave modellata a schiena d'asino, quindi un po' arcuata, e sopra di essa è collocata la grande lastra triangolare, che analizzeremo fra poco. Su questa lastra triangolare si appoggiano i blocchi superiori del muro, tagliati diagonalmente, e così i punti di massima fatica coincidono con i vertici inferiori del triangolo e dunque con il centro di ciascuno stipite. Ecco perché questa struttura è giunta fino a noi attraverso i secoli. Il triangolo posto sopra l'architrave, alto 3 metri, non solo funge da scarico del peso, ma ospita anche una particolare decorazione. Infatti vi sono scolpite due leonesse in posizione araldica, che purtroppo oggi sono acefale, cioè prive della testa. Il motivo araldico dei due animali ricorda le raffigurazioni minoiche, come quelle che abbiamo visto la scorsa volta nella sala del trono del palazzo di Cnosso. Alcuni particolari anatomici sono stilizzati, come le zampe e la muscolatura, ma queste due leonesse fiancheggiano una colonna che poggia su un grande basamento e sostiene un frammento di architrave decorato con dei cerchi racchiusi tra due lastre rettangolari. È una raffigurazione molto rigida, che trasmette un senso di potenza sia delle leonesse sia della città stessa di Micene. Ed inoltre è importante perché è l'unico esempio di scultura micenea di grandi dimensioni che prelude a quella che sarà la scultura greca. Per quel che riguarda il significato, è stato ipotizzato che la colonna alluda al palazzo e dunque che il tutto simboleggi la protezione divina sulla fortezza e la potenza della dinastia regnante. Quindi gli dei proteggono Micene. E a proposito degli dei, noi sappiamo che nella religione micenea erano già presenti numerose divinità del futuro Olimpo greco, come ad esempio Zeus, Era, Atena ed altri. Un ruolo particolare, importante, ce l'avevano le divinità femminili e Poseidone, il dio del mare. Dalla Porta dei Leoni si giungeva al palazzo, che aveva il Megaron edificato nel punto più alto dell'Acropoli. Torniamo adesso al discorso sulle sepolture, e in particolare a quella che abbiamo detto lo Schliemann scambiò per la tomba di Agamennone. Da qui proviene la cosiddetta maschera di Agamennone, che ha conservato il nome nonostante non sia appartenuta davvero ad Agamennone, che è una maschera funebre. Le maschere, realizzate in lamina d'oro, erano apposte sul volto di alcuni individui di sesso maschile, sia adulti che bambini, probabilmente per trasmettere anche l'autorità e la fierezza del defunto. Queste maschere erano plasmate direttamente sul volto del defunto, così da poterne riprodurre i tratti fisionomici e i particolari, come la bocca, gli occhi e le sopracciglia, che venivano realizzati con la tecnica dell'incisione, utilizzando strumenti molto sottili. Ma non tutte le maschere ritrovate hanno lo stesso tipo di attenzione ai tratti fisionomici e ai particolari. Questa maschera di Agamennone è molto pregiata rispetto alle altre, perché ha le fattezze ben disegnate e i tratti ben individualizzati. Ha un volto severo e le sopracciglia e soprattutto la barba e i baffi sono resi realisticamente con una fitta serie di incisioni.
E dalle tombe provengono anche dei vasi fatti di diversi materiali, pregiati, come argento, oro, bronzo, maiolica, che hanno anche forme particolari, come questo Ryuton a forma di testa di toro. In generale, Ryuton è un boccale, e questo a forma di testa di toro si trova anche presso la civiltà minoica, più o meno con gli stessi particolari, cioè con le corna, il muso e la rosetta al centro della fronte in oro, mentre il resto è in argento, che era considerato anche più prezioso dell'oro. Ma esistono anche Ryuton con altre forme di altri animali, per esempio a forma di testa di leone. Questo è realizzato in una lamina d'oro molto spessa e raffigura un leone, appunto, dall'aspetto molto fiero, che emana grande forza e vitalità. Alcuni dettagli sono molto particolari, come le narici realizzate a spirale. Abbiamo parlato prima delle tombe a Tholos e vediamo adesso l'esempio più famoso, che è la cosiddetta tomba di Atreo, o tesoro di Atreo, risalente alla fine del XIV secolo, che si trova a Micene nei pressi del Circolo B. Il nome ancora una volta gliel'ha dato l'archeologo Schliemann, che in questo caso credeva, sempre a torto, di aver trovato la tomba del padre di Agamennone, che si chiamava appunto Atreo. Il dromos che precede l'ingresso della tomba è lungo poco più di 35 metri e la porta d'ingresso è alta più di 10 metri. All'epoca questa porta era rivestita con una decorazione architettonica fatta di materiali lapidei rossi e verdi, scolpiti, di cui restano solo le tracce. All'interno la camera circolare ha un diametro di 14 metri circa ed è alta circa 13. La copertura invece, il tetto diciamo, è una volta formata da blocchi di pietra disposti ad anelli concentrici, che appunto si restringono a formare una cupola,